per dare visibilità ad alcune delle donne che hanno dato lustro alla città. È benissima la storia di Napoli, di protagonismi femminili. E noi attraverso questi 5 percorsi che abbiamo pensato è l'inizio per far avvicinare le persone alla storia della città attraverso la vita delle donne che hanno fondato, vissuto e testimoniato fede, speranza e carità nella nostra città. E quindi è un attraversamento storico tra lo spirituale e il misterioso, ma sono dei piccoli assaggi perché la città di Napoli veramente offre un patrimonio incredibile di presenze e di testimonianze. La presenza femminile anche nei servizi che la Chiesa vive e svolge ha una presenza massiccia delle donne con un ruolo di protagonismo soprattutto nell'ambito formativo, oltre che quello della cooperazione e di una sensibilità che probabilmente è importante far emergere sempre di più. Storie di donne nei luoghi della fede, della cura e del mistero. E questo è il tema della seconda edizione di Vedi Napoli Sacra e Misteriosa e poi torni, il progetto del Comune di Napoli realizzato insieme con l'Arcidiocesi. Gli itinerari e la rassegna Napoli la Chiesa dalla parte delle donne si incentreranno quindi sulla figura femminile nella Chiesa e nella società. E racconta, e quindi valorizza anche, le storie poco note, perché in genere diciamo le storie delle donne sono poco note, ma queste ancora meno, perché non sono passate per i libri della storia, le storie di donne che si sono occupate della cura, che si sono occupate del dolore degli altri, ma anche che hanno fatto cose bellissime in luoghi poco conosciuti della nostra città.